Il Paolo e di Chuck ha una lunga storia. È l'unica cosa che portai in dote sposandomi, quel baule di giunco. E lo sai che cosa c'era dentro il baule di giunco? Te l'ho già detto forse, non te l'ho mai detto? No, mamma. Una vecchia coperta per cavalli di mio nonno. Nient'altro, tutto qui. I tuoi bisnonni non avevano assolutamente nulla. Lui faceva il pagliaccio. Il pagliaccio, capisci? Lei era completamente sorda, perfettamente sorda, e cattivo. Quando fai tu che è cattivo, fare il te è un'arte, d'accordo? È anche una questione di arte, sì, però è una scienza. Beh, comunque io ho del cognac, figlia mia. Lei era perfettamente sorda e lui era analfabeta, un vero. Erano arrivati a mettere al mondo 5 figli. Sai che i poveri fanno più figli di tutti, no? 2 dei quali sopravvissero, fra cui mia madre, tua nonna. Mi aveva partorito da qualche parte in Olanda. Era entrata in una locanda, era andata alla toilette, mi aveva staccata via con un taglio e poi era uscita di nuovo insieme a me per andare da una sua amica che la ospitò per una settimana. Tornò di nuovo a lavorare, no, soltanto una di noi due può bere, soltanto io posso bere. Dal nulla, capisci? Ritrovarsi improvvisamente in una casa del genere, la fonderia, la casa al mare. Certo, non avvenne tutto dall'oggi al domani, all'improvviso arrivò quell'uomo orribile, con la sua voce orribile. E mi raccontò della sua fonderia. A quel tempo tuo padre aveva l'abitudine di ripetere sempre la prima parola di ogni frase. Era un'abitudine che detestavo, figlia mia. Io ero inorridita da quell'uomo che stava seduto e mi parlava della sua fonderia. Poi aveva detto, quando non ho abbastanza della fonderia, me ne vado al mare. Ho una bella casa a Katwijk. Io naturalmente non sapevo dove fosse, perché il mare non l'avevo ancora visto. Avevo sempre desiderato vedere il mare. Chi non ha ancora visto il mare non è perfettamente un essere umano, pensavo. E lo penso ancora oggi. Allora prendo la valigia e vado al mare, a Katwijk, alta, bassa, marea. Lui mi fece vedere come sono. Si piegò completamente in avanti e mi mostrò come sono. Quando parla dell'altra, della bassa marea, e ti fa vedere come sono, quando racconta della sua fonderia e te la descrive, e della casa al mare comprata da suo nonno, ha un odore orribile che gli esce dalla bocca. Non mi piacciono le sue mani, le sue dita in genere, ha una faccia orribile. Ma quando parla dell'altra, della bassa marea,